Danza in fondo al mare è girata lungo le coste pugliesi, esattamente nella penisola salentina, lungo le coste dell'Adriatico e lungo le coste dello Ionio. Quindi partiamo anche da fondali molto bassi, che interessano soprattutto la parte ionica, e fino ad arrivare poi ai fondali più alti, a parete anche di una certa entità, 30-40 metri. Ed è qui che si trovano anche le specie un po' più particolari. È un fondale, quello adriatico, più roccioso, e quindi c'è la presenza anche di pesci tipo coloratissimi dalla soma pavo, sicuramente fino a qualche anno fa pesci di origine tropicale, e addirittura anche i barracuda, impensabile da noi fino a una quindicina d'anni fa a intravedere dei barracuda lungo la nostra costa. Un cortometraggio non è un vero e proprio documentario, oltretutto questo non è dialogato e ha una base musicale molto importante. Io stesso ho contattato l'autore delle musiche, Quincas Moreira, proprio perché per me rappresentava un fiore all'occhiello questa musica, dal titolo Sonora. Un richiamo da parte di questo flauto, di questo pifferaio, chiamiamolo così, per questi pesci che a un certo punto vanno a riunirsi, a ritrovarsi tutti quanti da un basso a un alto fondale. Poco tempo per poter lanciare un messaggio, perché sia piacevole il messaggio. Questa è la parte vincente, secondo me, del cortometraggio. Sicuramente molto più fattibile, facile da realizzare rispetto a un documentario vero e proprio, un lungometraggio, ma molto difficile nella creazione del messaggio stesso, molto difficile nella divulgazione del messaggio stesso. Qui abbiamo la simpatia, la bellezza della simbiosi tra musica e immagini, ma nello stesso tempo mettiamo in evidenza anche la mescolanza di queste razze che ultimamente va ad ampliarsi sempre di più.